ospitare la seconda edizione della Gran Fondo delle Piccole Dolomiti Lucane è stato il Parco di Gallipoli Cognato. 27.000 ettari di verde nei comuni di Accettura, Calciano, Oliveto Lucano, in provincia di Matera, Castelmezzano e Pietrapertosa, in provincia di Potenza. Parco che racchiude e protegge un'ampia area situata al centro del territorio della Basilicata, attraversata anche da corsi di acqua a forma di torrente e sorgenti. Un prezioso scrigno di biodiversità è in Italia. Per tutti i biker, ovviamente, un raro spettacolo di vegetazione di natura incontaminata. In mountain bike, quindi, nel Parco regionale di Gallipoli Cognato, seconda edizione della gara ciclistica riservata a cicloamatori organizzata dalla ASD Nuova Atena Club 2002 di Montescaglioso e Nuova Atlantide, società cooperativa che gestisce le strutture all'interno del Parco regionale di Gallipoli Cognato in località Palazzo, in collaborazione con WIS Basilicata e CONI. Ma ora spazio alle immagini realizzate in questa bellissima festa dello sport. Beh, oggi abbiamo un podio assicurato, Nella categoria M4. Nella categoria M4, quello è assodato. Basta, vi accontentate di uno, basta. Poi abbiamo Stefano Pantaleo, che sicuramente sarà un altro podio e probabilmente tra i primi 10 assoluti, Ve lo raccomando, ragazzi. Qui abbiamo una 35esima posizione, grosso modo. Magari. E io se mi arrangio tra i 70 e 80, andiamo così. Come sta oggi Perrone? Come sta? Perrone è stato arrivato anche da Riomanti, Ormai vince le scommesse con tutti, quindi tranne che con me. È un pro rider di primo livello ormai. E quindi comunque, Giulio, scusa. Dimmi. Un saluto a Daniel Zoran. Sempre. Il solito assente, oramai lui ruota intorno a casa. Facciamo intorno a casa. Il nostro capitano che sarebbe presidente Antonio. Andrea. Ritorna anche lui. Da un po' che non si vede. E comunque il presidente pure Antonio va salutato. Quello pure merita. In bocca al lupo. Siamo questa mattina con il presidente di WISP Basilicata, Michele Di Gioia. Presidente, la Basilicata è protagonista anche oggi, con l'occasione della Gran Fondo delle Piccole Dolomiti Lucane, di un altro evento sportivo che porta tanta gente a gareggiare, non solo, ma anche a visitare questo luogo fantastico. Certo, è una prerogativa del Comitato regionale quello di favorire appunto attraverso lo sport per tutti la fruizione di luoghi, soprattutto quelli che sono legati al paesaggio, alla natura, quindi favorire lo sport in ambiente naturale per noi diventa una tappa fondamentale per promuovere il territorio. A maggior ragione una manifestazione come questa, che vede anche la partecipazione dell'ente parco, ci trova assolutamente favorevoli e condividiamo in tutto quello che l'organizzazione ha, gli sforzi che ha profuso per portare questa manifestazione per il secondo anno in questo territorio. Questa manifestazione che comunque ha un'intitolazione Bici in Puglia, questo lascia presagire anche una forma di collaborazione tra le due regioni. Ma questo è imprescindibile, perché comunque tra Basilicata e Puglia stiamo lavorando proprio in questa logica di collaborazione per permettere una crescita reciproca di quelle che sono le attività, e quindi questa diventerà una delle prerogative per il 2019, quello che per noi diventa appunto un momento importante per la regione, ma anche per coinvolgere le regioni limitrofe. Vi ringrazio per la fiducia, per essere ritornati soprattutto. Il percorso quest'anno, come ha già descritto bene Giulio, è leggermente diverso rispetto all'anno scorso. Abbiamo inserito qualche single track molto più sicuro, molto più divertente, e poi raggiungeremo la Pietra Pertosa attraverso la stessa strada dell'anno scorso. Abbiamo predisposto 7 ristori con distanze all'incirca di 8-9 km ciascuno, per cui l'acqua non mancherà. Vi ringrazio ancora e in bocca al lupo a tutti. 5, 4, 3, 2, 1.
1, go! Ragazzi, buona gara a tutti! Ragazzi, in tutta sicurezza cercate di godere di questo evento sportivo! Assolutamente in tutta sicurezza e badare piuttosto divertirvi, quindi cercate di godere di tutto quello che vi si para ai vostri occhi, quindi scenario fantastico, parco di Gallipoli Cognato. Ecco qua, intanto entrano. Me lo rifate l'applauso per Eleonora Valluzzi, Loco Bikers. Eleonora, la tua gara, una gara raccontata da una donna. Beh, il percorso è impegnativo ma anche molto veloce, la corsa è molto veloce rispetto alla lunga che ho avuto il piacere di fare l'anno scorso. Quest'anno ho voluto dare un po' di più nella corsa e così quanto pare è stato. È bella e poi il paesaggio è incantevole, il percorso è veramente impegnativo, tecnico, divertente, bisogna sempre fare attenzione. Le Dolomiti Lucane meritano, sono stati per anni nascoste queste Dolomiti che ne hanno goduto forse le aquile, i falchi, e adesso grazie a voi noi ciclisti possiamo immergerci in questa foresta stupenda. Io è vero, sono di Potenza e le mie origini sono di Castelmezzano, e quindi per me c'è un affetto particolare per queste rocce, per queste montagne. Bravi, 10 a voi, 10 a tutta l'organizzazione, speriamo che ogni anno venite qui e portate sempre più gente. Voglio vedere mille partenti, voglio vedere tanti partenti a godere di Castelmezzano e Pietravertosa. Fatemi sentire l'applauso, fatemi sentire le mani per il pettorale numero 38. E parliamo di Giuseppe Castore dello Viking Team Cassano. Giuseppe, com'è andata la tua gara? È stata una gara bellissima, già dall'anno scorso avevo individuato il percorso, purtroppo l'anno scorso ero secondo ma all'ultimo video ho sbagliato strada. Aia. E purtroppo sono arrivato soltanto fra virgolette quinto. Quest'anno questa gara era uno degli obiettivi stagionali e per fortuna sono riuscito a portare a termine quella che era una delle gare più belle della stagione. La parte più bella appunto di questo percorso che ti ha particolarmente colpito? È stata tutta bella, sia le salite molto ripide, molto tecniche, forse anche troppo dure, però ci sta. Le discese divertentissime, veloci, anche tecniche, e la ciliegina sulla torta, la salita finale. Allora, eccoci qua, siamo con la prima donna che ha tagliato il traguardo di questa gran fondo Piccole Dolomiti Lucane, Patrizia Tropiano dell'UCD Rio Nero Il Velocipero. Patrizia, giornata caldissima, ha sicuramente reso molto più difficoltosa questa tua prestazione, ma raccontacela un po'. Niente, io reduce da un periodo di stanchezza. No, oggi mi sono dosata dall'inizio alla fine, anche perché mercoledì sono venuta a provare il percorso e ho visto che per gente audace, quindi mi sono ben gestita. E niente, è stato per me è andata benissimo proprio per questo. Conoscevi già questo percorso? No, per me questo è il primo anno e devo dire bellissima gara, ben organizzata, nulla da invidiare alle gare del nord. Beh, che è un percorso che merita diciamo una tua partecipazione anche l'anno prossimo, da quanto mi sembra di capire. Certo, ci metto la firma, proprio bello, e penso di venirci anche in allenamento perché da noi queste altimetrie ce le sogniamo. Grazie a Patrizia Tropiano, fate questo applauso alla prima delle donne che ha tagliato il traguardo del percorso Gran Fondo. Grazie Patrizia. Grazie a voi tutti.